Oggi sciopero generale a Nicosia contro la chiusura del tribunale, in piazza anche i sindaci dei comuni della zona. Sciopero generale oggi a Nicosia, prosegue e si intensifica la protesta contro la chiusura del tribunale. Una protesta che si allarga ai comuni vicini con i sindaci in corteo che hanno minacciato dimissioni e che coinvolge anche quelli dove gli uffici giudiziari sono destinati a scomparire, come Mistretta. Seguiamo Razzioletto. Lo sciopero, il corteo e le campane. Tutta Nicosia è scesa in piazza per protestare contro la decisione di chiudere il tribunale deciso dalla riforma delle circoscrizioni giudiziarie firmata dall'ex guardasigilli Severino. Negozi, uffici pubblici di ogni genere di attività sono rimasti chiusi. Il sindaco Sergio Amalfitano è salito ancora una volta sul tetto del municipio. Alle prime luci dell'alba gli autotrasportatori avevano parcheggiato tir e mezzi pesanti ad ogni ingresso della città, causando forti rallentamenti, mentre dal Palazzo di Giustizia è partito il corteo guidato dai 19 sindaci, non solo del circondario ma anche provenienti da Mistretta nel Messinese, altro tribunale destinato ad essere soppresso dal prossimo 13 settembre. E i primi cittadini minacciano le dimissioni in massa di giunta e consigli se non viene concessa la proroga ai due tribunali. Il parroco Don Salvatore Paternò, dopo essere salito sabato scorso sul tetto della chiesa madre, ha fatto suonare le campane di tutte le chiese di Nicosia per un quarto d'ora in segno di protesta. Durante l'omelia per la Madonna della Catena il sacerdote ha parlato del rischio rivolta, quindi ha impartito la benedizione ai manifestanti che oramai da quattro giorni presidiano il Palazzo di Giustizia. Domani la protesta prosegue a Mistretta, in provincia di Messina, dove alcuni giorni addietro un consiglio comunale allargato ai comuni che ricadono nella circoscrizione giudiziaria ha chiesto al ministro Cancellieri l'istituzione del Tribunale dei Nebrodi.